Un buon pomeriggio di quasi festa a tutti voi. Questa è l'ora solare, è scattata l'ora solare su TV2000 e noi oggi vi vogliamo fare con i nostri ospiti tutta una serie di regali. Ecco, consideratevi dei veri e propri regali. Perché dico questo? Un po' perché il clima c'è tutto, un po' perché sono storie così diverse, sono storie così belle, tutte quante da seguire. E nel caso della nostra prima ospita, voi sapete che il venerdì all'ora solare noi apriamo la cucina, dove per evidenti motivi cucinano altri, quelli che sanno cucinare. L'autocritica fa sempre bene anche sotto Natale. Figlia di una altoatesina, di un calabrese, con origini austriache per parte di nonna. Altoatesina, calabrese, origini austriache. Unite tutti questi punti e avete la signora Sonia Peronaci. Ciao Paola. No, che però mi deve fare un regalo. Vieni Sonia, io do del tuo a questa. No, guardate com'è bella, com'è elegante, è proprio natalizia, con questa gonna, così. Ci tenevo perché sennò dietro... Non si vedeva. Non si sarebbe visto nulla. Bene arrivata all'ora solare. Grazie, grazie mille. Ho detto bene, abbiamo unito bene le parti d'Italia. Sì, assolutamente. Quindi spirito imprenditoriale, rigore, passione. È vero, tutto quello che hai detto. Tutto quello che c'è. Allora, intanto digitate, e questo lo dico per tutti coloro che vanno subito a computer o sul telefono, www.soniaperonaci.it. Esatto. Perché questo è il sito nel quale noi ti troviamo e troviamo tutte le bontà che tu prepari. Io preparo. Dopodiché, arrivando al sodo, qui c'è un Pandoro. Mm-hmm. E ci sono tutta una serie di cose buone. Che cosa facciamo oggi? Allora, questa, Paola, è una ricetta anche un po' del riciclo. Non soltanto per quando si hanno panettoni o pandori, ma veramente anche quando si hanno delle torte che avanzano, pan di Spagna, che non si sa più cosa fanno. Oppure, sai, fai la torta, ne mangiano per un paio di giorni, poi si stufano e te la lasciano lì. Facciamo delle belle coppette, prepariamo una crema. In questo caso io ho preparato una crema all'arancia perché siamo a Natale, l'arancia, ok. Noi arriveremo a questo risultato finale, quello che vediamo in fotografia. Esatto, ci proviamo. Però e con delle vedo creme, già delle aria molto interessata in zona, ecco, bene. E con delle creme si possono dare vita a nuovi dolci, insomma, avendo quelli, diciamo, che la gente non vuol più mangiare a casa. Ora arriviamo anche alla ricetta, vi diamo subito tutti gli estremi, però questa idea del riciclo è importante, nel senso che nulla, questo lo diciamo in maniera serissima, nulla deve essere gettato via, perché a volte buttiamo quello che per altri sarebbe ed è cibo. Sì. E quindi ben venga il riciclare nella maniera migliore. Allora, io qui vedo 160 grammi di pandoro. Sì, adesso abbiamo un pandoro intero. Prendiamo un pandoro intero, ma sono io che ti do le note. Ma okay. No, ma fai tutto tu. Allora, da dove iniziamo e da dove partiamo? Il pandoro ovviamente noi poi andiamo a tagliarlo, andiamo anche a copparlo, perché io ho scelto, vedi Paolo, queste bellissime coppette natalizie. Adesso le inquadriamo tra un attimo, intanto sta passando tutta la ricetta che è abbastanza importante, cioè molto importante. La crema chiede 6 uova medie e tuorli, zucchero semolato, succo di arancia non trattata, scorza di arancia non trattata, panna fresca liquida, latte fresco, amido di mais, amido di riso, gocce di cioccolato fondente. Per la bagna? Sì, perché in questo caso andiamo a dare un po' di, andiamo a bagnare il pandoro, a dargli un sapore. Nel caso voi vogliate utilizzare un liquore, o per esempio se vogliamo darlo a dei bambini al posto del liquore, che può essere di diversi aromi, possiamo utilizzare per esempio nella bagna, nello sciroppo, quindi zucchero, acqua, e metterci dentro un profumo. Oppure sai che ci sono anche quelle, come si dice, quegli aromi che sono analcolici, assolutamente. Quindi anche per bambini? Sì, assolutamente anche per bambini. Perfetto. Andiamo a dare un po', diciamo, di umidità al pandoro, al panettone. Signora maestra, vada. Io vado. Allora, io comincio con la crema. Quindi abbiamo i tuorli, come tu ben prima hai detto. Li mettiamo all'interno della ciotola. E poi andiamo ad unire ingredienti come lo zucchero e i due amidi. Questa è una crema che, volendo, può essere anche praticamente fatta mangiare a dei celiaci o degli intolleranti al glutine, perché come vedete non c'è frumento, ma ci sono due amidi, di mais e di riso. Quindi questa è una crema che può essere utilizzata. Interessante. Si può fare anche il giorno prima questa crema? Assolutamente o no? Sì, si può fare e mettere poi in una ciotola coperta con pellicola a contatto in frigorifero. Perfetto. Quindi rimane assolutamente. Questo magari aiuta il momento in cui si va
insomma, siano tante cose da fare. Sì, sì, sì. Ma le coppette si possono anche preparare in anticipo, assolutamente, il giorno prima, e tenere poi in frigorifero. Procediamo. Poi io adesso vado a scaldare intanto panna e latte. Questa è la latte. E panna. E aggiungiamo all'interno poi anche il succo d'arancia, perché questa è una crema appunto aromatizzata all'arancia. Voilà. Quindi andiamo a scaldare. Intanto li metto tutti di qua. Un piacere vederla lavorare. E quindi, allora, okay, vediamo se ho capito bene. Ecco, vedi? E forse... questo. Esatto. Ok, facciamo scaldare intanto. E io aggiungo dentro ai tuorli lo zucchero. Cerchiamo di essere ordinate. Non lo stavo appena notando. Cioè, mette tutto via con un ordine. Per non lasciare niente in giro. Così si fa, vero? In cucina bisogna essere ordinati, altrimenti... Poi parliamo del sito, ovviamente, di Sonia Peronacci, ma questo ve lo raccontiamo tra un istante. Per ora continuiamo a vedere e a seguire questa lavorazione. Che è abbastanza particolare, perché... Allora, aggiungo soltanto un goccino di latte, perché io adesso vado a mettere gli amidi qui dentro, in modo da non fare grumi, solo che siccome appunto... Io devo girarla questa cosa, no? No, deve soltanto scaldarsi. Deve soltanto scaldarsi. Tengo la larga, bene. Io ti ringrazio per la solidarietà, perché stiamo tutti imparando, diciamo che stiamo tutti imparando, mettiamola così. No, è un modo veloce per fare la crema pasticcera. Io la sto facendo all'arancia, però sì, si può fare anche normale alla vaniglia, o addirittura una volta pronta, senza mettere però il succo d'arancia, si spegne e si aggiunge il cioccolato tritato e viene una crema al cioccolato. Quindi... questa si può anche poi personalizzare. Io, ripeto, ho fatto una crema all'arancia, ma con questo tipo di dolce si possono utilizzare le creme che si vogliono. Anche al mandarino, per esempio, potrebbe essere buono. Buono, anche quello è sufficientemente natalizio. Assolutamente sì. Poi, ecco, Sonia ha appena detto che si fa anche con ciò che resta di una torta, di un pan di Spagna. Quindi, è vero. Una ricetta che possiamo... riapplicare ad altro. Beh, d'altra parte, se tu pensi anche al tiramisù, no? Che originariamente è fatto con i savoiardi, però tantissime persone lo fanno con il pan di Spagna, con altri biscotti, quindi effettivamente la parte, diciamo, morbida può essere sostituita a piacimento, in realtà. Continua questo lavoro della crema. Sì. Ecco, adesso vedi, ho messo dentro tutte le parti che addensano in realtà, quindi gli amidi, perché devi sapere che anche i tuorli addensano, ovviamente coagulano, no? In cottura. Infatti, per esempio, il cream caramel non ha all'interno amidi se non i tuorli, che in cottura ovviamente solidificano. Io continuo a dirle di sì, ma nel senso, no, non è vero, no, perché no, sfatiamo una cosa, Sonia Peronacci ha insegnato e sta insegnando a tante persone, volontariamente o involontariamente refrattarie al saper fare in cucina, tutto. Quindi quando io dico, lo dico anche un po' per sorridere, insomma, va bene, dico di sì, in realtà, come dire, tutti possono migliorare seguendo Sonia. Allora Paola, tu non saprai cucinare, ma accendere i fornelli, ho visto che sei più brava di me. Ce la faccio, sì. Tu dici, molto bene. Questo, esatto, dovrebbe essere questo qui. Così, qui intanto facciamo lo sciroppo con cui andiamo poi, abbiamo detto, a inzuppare un pochino il nostro pandoro. Lo sciroppo si prepara con? Lo sciroppo si fa zucchero, acqua, si porta a bollore e poi si può aggiungere un profumo, un ingrediente come appunto, in questo caso mi avete procurato, mi sa, dell'alchermes, che penso che in tanti riconosceranno per il colore rosso. Per il colore rosso, molto Natale. Ma si possono utilizzare anche liquori che sanno di limone, di arancia, insomma, limoncello. Allora, fermatela, limoncello, meraviglia, limoncello. Fermatela così. Congelatela per un attimo in questa immagine con l'alchermes. Guardate, sembra proprio... è una cosa, è un quadro. Noi ci fermiamo solo per un attimo. Tenete la finestra spalancata, perché arriva il profumo del lavoro di Sonia Peronacci nelle vostre case. Torniamo tra un attimo. www.soniaperonacci.it. Ma adesso lei è qui, quindi insomma, poi parliamo di tutto il resto. Stavamo preparando in questa ricetta delle coppette di pandoro. Sì, con crema all'arancia. Sì. E adesso qui stiamo facendo invece lo sciroppo con cui andiamo a inumidire un po' il pandoro. Quindi abbiamo messo un po' d'acqua, aggiungo un po' di zucchero che faccio sciogliere. Portiamo a bollore.
E poi abbiamo detto che andiamo ad aggiungere, qui in questo caso abbiamo l'alchermes che è bellissimo, è rosso, quindi sì, è potrebbe bello. Essere un altro liquore a scelta, insomma. Dicevi anche limoncello, volendo. Anche limoncello, liquore all'arancia, quello che volete. Allora, questo lo facciamo sciogliere. Sì. Vabbè, possiamo già aggiungere, tanto aspettiamo comunque che lo zucchero si sciolga. Ecco, non questo tu... diventò... No. Una, solo una quota parte. Qui invece, vedi, sta cominciando a bollire, quindi sì. possiamo mettere all'interno le uova con lo zucchero e gli amidi. Ovviamente qui abbiamo messo latte, abbiamo messo un po' di panna, ma anche succo d'arancia perché la crema è all'arancia. Per esempio, vedere il succo d'arancia nella panna mi dava un'idea, no? Bizzarra. Bizzarra. E invece lavorano bene insieme. Adesso qui basta, sta bollendo. Qui sta faccio? Bollendo. Niente. Vai, lo zucchero si è sciolto. Si è sciolto. Perfetto. Allora possiamo anche spegnere. Possiamo spegnere. Sì, assolutamente. Andiamo. Spegnere. Invece qui, vedi, adesso pochi minuti e tutto si addenserà formando la nostra crema, che dobbiamo andare a versare, abbiamo detto, in una ciotola. Sì. E dobbiamo coprire con pellicola a contatto in modo che non si formi, sai, la pellicina sopra, sì. che si indurisca. E la devo mettere in frigo? No. Allora, normalmente si deve abbattere, cioè portare a 4 gradi. Chi ha un abbattitore, cioè i pasticceri, insomma, chi lo fa per professione, ha gli abbattitori che portano velocemente la crema a 4 gradi e la crema a 4 gradi può entrare in frigorifero. Perfetto. Se no, se è calda, bisognerebbe farla raffreddare ovviamente prima, temperatura ambiente sempre coperta con la pellicola, e quando a temperatura ambiente mettere dentro. Diciamo in che per casa nostra dobbiamo fare così. Sì. Altrimenti un'altra soluzione per raffreddarla velocemente è metterla dentro in una coppa sempre, però appoggiata nel ghiaccio. Ghiaccio. E mescolare velocemente in modo che si raffreddi. E qui faccio la domanda da persona che non conosce. Approfittando del freddo che c'è fuori, metterla fuori sul balcone? Sui balconi d'inverno? L'abbattitore! No, l'abbattitore naturale. Hai ragionissimo. Sai com'è? Va bene, mentre noi continuiamo... Allora, un attimo solo, andiamo per cortesia al www.soniaperonacci.it. Questa ragazza che c'è qui in tua compagnia, chi è? Questa è mia figlia, la più piccola. Questa è Laura. Bene. Questa è Laura. Tra 22 anni, poi alla fine. Complimenti a entrambe. Ed è tua figlia Deborah, invece, la più grande? La più che grande. Sta cominciando a lavorare e collaborare, anzi, lavora e collabora con te. Allora, Paola, noi in realtà con Deborah e con il mio compagno Francesco abbiamo creato nel 2006 già lo Zafferano. Certo che sì. Conosciamo tutti. Esatto, e dopo una decina d'anni appunto che eravamo all'interno, io poi me ne sono andata per fondare il mio sito, e quindi anche Deborah, poi, che è la ragazza bionda che vedi alle spalle di tutte noi, che ha 32 anni, e lei adesso lavora per i fatti suoi sempre nel food, ogni tanto collaboriamo, certo, ogni tanto mi prende anche per fare qualche lavoretto, dice mamma dai facciamolo con te, quindi assolutamente. Se non prendi una mamma così, esatto. Ecco, con chi? Allora, possiamo interromperci certo. solo per qualche istante, nel senso che noi qui continuiamo a lavorare intanto facendo a tutte le ragazze di Sonia, insomma, che collaborano con questa mamma, i nostri complimenti e il nostro in bocca al lupo. Io voglio portarvi a Forno San Marco, siamo a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. Sonia, tu sei stata commercialista? Sì. Cioè, tu sei una commercialista che sa fare tutto questo? Eh sì, perché nella mia vita precedente io e Francesco, il mio attuale compagno, lavoravamo insieme in uno studio di commercialisti, che tra l'altro era suo lo studio, quindi... Commercialisti. Facciamo due di commercialisti, sì. Ti posso definire una commercialista pentita? Ah, molto pentita. Molto bene. Allora, dalla commercialista pentita a un uomo che ha detto, sì va bene, faccio tutti i colloqui di lavoro, ve lo racconta lui, però il mio vero sogno è un altro. Il nostro Giorgio Brancia ci racconta questa storia così. E poi torniamo con Sonia, Siamo a San Marco in Lamis, nel cuore del Gargano. Benvenuti a Forno San Marco, nome che dopo un cinquantennio ho voluto dare ad un posto che in realtà non ha mai avuto un'insegna. Perché mia zia, oggi novantenne e nostra collaboratrice, diceva sempre: perché ci serve l'insegna? Nell'80% del nostro lavoro e quello che noi facciamo praticamente è fatto a mano, ricercando la materia prima del territorio e lavorando anch'essa a mano. Ad esempio i taralli, noi li chiamiamo dita, perché ci sono impresse le impronte di chi li fa. E se ne metti 10.000 uno a fianco all'altro sono tutti diversi. Poi c'è il panterrone, che è il panettone che parla della terra. Perché a un certo punto, essendo in questi territori e dovendo rivalutare
qualcosa di meraviglioso, profumi che tu mentre fai una passeggiata senti e ti inebri nel naso, io ho deciso di realizzare il panterrone. E il primo fu con le olive, prodotto più caratteristico credo di quella che è la Puglia e tutto il sud Italia, no? Alle olive ci aggiunsi del cioccolato, poi passai ai sapori dell'orto, fagiolini, zucchine, sedano, peperoni e capperi, i lampacioni selvatici, perché racconta la fatica e il sudore di un contadino. Io a un certo punto sono andato a studiare economia a Milano, ho finito il percorso di studi, un po' di tran tran la famiglia, fai questi colò, vai lì, ma perché non lavori in banca, ok, faccio tutto l'iter, passo tutti gli step, al colloquio finale spiego che i miei sogni erano altri e che la banca è bellissima, meravigliosa, ti dà una sicurezza unica, ma non era quello il mio sogno. Il mio sogno era semplicemente creare valore nella mia terra. E così iniziai quello che è Forno San Marco. Diedi un nome a quel forno che un nome non ce l'aveva mai avuto. E in effetti tra collaboratori esterni in te siamo più o meno una quindicina di persone, no? Quindi obiettivo raggiunto. E tra loro Maria, Tanella e Lina, mia madre che è la più piccola, 74 anni, e le sue sorelle, una 86, una 90 anni, non si vergognano mai di dire la loro età. Ma è tutto il lavoro che mi piace, solo lavare i pavimenti non mi piace. Tutto, assaggio tutto. Primo assaggiamento, prima di vendere, proprio assaggio prima io e poi metto al pubblico. Sono stata l'unica della famiglia ad appoggiare mio figlio nella sua scelta, perché cioè, i figli devono realizzarsi e quindi fare ciò che ritengono più opportuno. Tornare al sud è meraviglioso, e quanto complicato. E stare qui è come un po' scalare l'Everest, no? Però le soddisfazioni rimangono qualcosa di unico. E complimenti, complimenti dunque a Forno San Marco, siamo arrivati. Sonia Peronacci. Vado. Allora Paola, mettiamo sotto un po' di crema che ovviamente io ho fatto già raffreddare. Raffreddare, certo, è chiaro, non è quella che abbiamo lavorato finora. No, mettiamo il nostro pandoro. Il pandoro tu l'hai tagliato a pezzettini. Sì, insomma. Io l'ho coppato con un coppapasta a misura del coso del bicchiere che voi utilizzerete. Poi possiamo mettere un altro po' di crema. Arriva un profumo. Facciamone uno un po' più elaborato, ci mettiamo anche qualche gocciolina, guarda, di... Noi non ci opponiamo. No, vero? Vedo che siete tutti silenti, quindi va non bene. Non ci opponiamo, proprio stiamo guardando in... Ok, ecco. E altra crema e poi dopo... Ecco, lei hai bagnato il pandoro, ma non troppo, perché no, poi giustamente troppo. Prende anche la crema, no? Sì, esatto. Quindi adesso abbiamo la nostra crema, volendo possiamo anche, diciamo, farla un po' più... Livellarla un po'. Abbiamo un setaccio un po' grande, Paola, però sì, va bene, è Natale, va bene. Ci mettiamo su un po' di cacao. Anzi, è bello che così c'è questa pioggia di cacao. Ok. Mettiamo una fogliolina di menta. Un po' di meringa sbriciolata. Possiamo anche mettere dei frutti rossi, È una cosa molto delicata, molto... veloce. Ed eccola qua. Dunque, Calabria, Alto Adige e Austria si sono uniti per realizzare tutto questo nella maestria, bravura e capacità di saper spiegare, perché questo, per chi cucina, non è da tutti, di Sonia Peronacci. Grazie. Grazie Sonia. Grazie. Grazie. Buon Natale, grazie di essere grazie. Stata all'ora solare. Mille film, e non solo i film, anche il teatro, insomma la capacità di innamorarsi del proprio lavoro, innamorarsi proprio del proprio lavoro, e poi un grande cuore per fare per gli altri, come se tutto quello che si ha nella vita fosse in fondo anche una grande fortuna che si deve condividere con gli altri. Sono felicissima che Ignazio Oliva abbia accettato il nostro invito. Grazie, grazie, grazie a te. E benvenuto. Grazie a voi, grazie a voi.
tenete insieme tutti i punti di questa, di queste cose che ho detto, perché partiamo da un film, ma poi arriviamo in Africa con Ignazio Oliva. Abbiamo una fotografia. Ignazio Oliva è il San Francesco di Wim Wenders nel film dedicato al Papa. Doppio applauso. Applauso a Wim Wenders. E questa fotografia, posso dare del tu, vero? Ci mancherebbe. Posso dare del tu? Ce la devi spiegare tu. Allora, qui come la cosa che viene fuori subito è questa macchina da presa, che potete vedere, è una macchina da presa degli anni 20 a manovella, perché il maestro Wim, che vediamo qui alla destra della fotografia, ha voluto, per distinguere, diciamo, il documentario su, e quindi questa lunga e bellissima intervista a Papa Francesco, e quindi distinguere anche cinematograficamente il momento documentaristico, quindi quello riferito a Papa Francesco, e il momento invece di fiction, di chiamiamola così, di racconto di San Francesco. E quindi ha voluto usare questa macchina da presa degli anni 20 a manovella per dare anche un sapore un po' antico alla cosa. E qui eravamo, mi ricordo, vicino a una cascata, era un momento di solitudine di Francesco in cui contemplava la natura. Io contemplo una chierica che ha fatto parlare di te, e ha fatto soprattutto sì che Wim Wenders, nella stessa conferenza di Cannes, ovviamente dove tu eri presente, ma ti abbia citato, oltre che per le tue doti, anche per questa decisione al volo. Ma spieghiamola a chi non è attore, a chi come noi non recita. Allora, per me è stata una cosa normalissima. Nel momento in cui abbiamo fatto una prova costumi, anzi alla fine della prova costumi, lui è venuto e ha detto: va bene, adesso cominciamo a parlare delle scene. E io l'ho fermato e ho detto: ma scusi, signor Wim, certo, non facciamo la chierica, perché San Francesco, noi dobbiamo partire da degli affreschi di Francesco, di Giotto, per poi da questi affreschi uscire dagli affreschi, e questi affreschi si animavano, quindi bisognava essere non solo nella stessa posizione, ma poi inevitabilmente anche simili. E gli ho detto: ma scusi, non facciamo la chierica, San Francesco aveva una chierica. E lui mi dice: ma Ignazio, davvero faresti una cosa del genere per me? Non è che hai altri lavori dopo? E io ho detto: maestro, questo è il lavoro mio. Io sto facendo un lavoro con lei oggi. Per di più, l'onore di A, lavorare con lei, B, interpretare San Francesco, è il minimo che mi faccia una chiarica. Anche perché poi aiuta me stesso il percorso. Imparare. E quindi lui mi ha ringraziato in tutte le lingue. Mi ha detto: ma siamo pazzi, perché è normale, fa parte del mestiere. Vabbè, comunque provate ad immaginare quando si hanno anche altri film. Eccolo qua, lo vediamo, Ignazio Oliva con il grande Wim Wenders. E poi ora ci racconterà l'emozione di tutto questo lavoro. Però io volevo sottolineare questa cosa, perché è stata, a detta dello stesso grande regista, è stato un gesto da grande attore, nel senso che si comincia ben prima a interpretare un ruolo, ad entrare in quel ruolo dove Ignazio Oliva racconta Francesco di Assisi con gli sguardi, con la fisicità e con la capacità di trasferire il cuore di quel grande santo in un grande, straordinario film. Fabio Falzone ha realizzato per il TG Post un'intervista con Wim Wenders su questo. Anche presentiamo un po' questo docufilm attraverso le parole del regista stesso. Lo vediamo insieme e torniamo subito con Ignazio Oliva. Buonasera. Voi sapete il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Che cosa significa chiamarsi Francesco oggi, secondo lei? In the 13th century, nel XIII secolo, l'uomo che si chiamava Francesco era considerato un radicale, ma la sola cosa radicale era il suo modo di seguire il Vangelo, quindi aveva scelto di seguire Cristo in maniera radicale. Per un papa scegliere di chiamarsi Francesco nel XXI secolo, 800 anni dopo, di sicuro vuol dire stabilire in maniera chiara un programma in termini di tutela dell'ambiente, cura della gente, attenzione alla povertà, ma anche attenzione al dialogo tra le religioni. Papa Francesco ha fatto tutto questo senza avere paura,
persino in qualche caso rischiando la vita. Possiamo davvero dire che Papa Francesco è stato un radicale come Francesco di Assisi 800 anni fa? Usted cree che Mahatma Gandhi o Martin Luther King sono meno amati por Dios che un cura e una monja? Dios ama y mira con el corazón a todos. Questo è un grande lavoro, è stato un grande lavoro corale di tutti voi. Ecco, com'è stato realizzare questo film? Per me è meraviglioso. Da un punto di vista del lavoro dell'attore, decisamente difficile, come avevi anticipato tu prima, perché in questo caso, non essendoci battute, testo, che in qualche modo un attore si può appoggiare molto chiaramente su quello che dice, in questo caso non c'era testo se non la mia voce narrante fuori campo che recitavo, raccontavo più che recitavo Fratello Sole. Raccontavi, bravo. Fratello Sole e Sorella Luna. Ma in quell'occasione, difficile perché non c'era testo, quindi era tutto sguardo, occhi, riuscire a dare tutte queste cose senza, soltanto col corpo, è molto, come si dice in inglese, una parola challenging che, sì, che rende, perché è stato molto difficile. Lavorare con lui, meraviglioso, un uomo generoso, eccezionale, attento, ascoltava, io ogni tanto proponevo delle cose piccole che in questo contesto anche delle piccole cose possono avere una grande valenza. Camminavamo, abbiamo girato in posti e luoghi meravigliosi, ci svegliavamo alle 5 del mattino per raggiungere gli eremi più sperduti, le zone collinari vicino a Perugia, camminavamo a piedi nudi o quasi. Ecco, io questo volevo chiedere, anche il camminare era importante. Sì. Nel senso che la camminata di questo grande uomo, partito da Assisi, parlo di San Francesco, che a ogni passo stava cambiando la storia dell'umanità, no? Perché questo poi è il peso sì, di quel sì, ruolo. Sì, ma guarda, ogni volta che si interpretano personaggi realmente vissuti, realmente che insomma esistiti, è una grande responsabilità. Per di più San Francesco, veramente, io non so come Francesco camminava, so che strada ha percorso, so cosa ha voluto dire, so quello che in qualche modo ci ha passato e ringrazio il cielo che ci sia stato un uomo come lui. Dopodiché ho cercato di trovare quei valori e quel sentire dentro Ignazio, che peraltro è molto facile trovarli perché io sono un fedele ammiratore di San Francesco e di ciò che lui ha sempre professato. Allora, intanto, e qui facciamo un attimo, andiamo indietro, anche qui uniamo l'Italia, no? Sì. Genova e Salento. Il Salento, no? E quindi sì. Il cuore sta un po'. Il cuore sta da tutte e due le parti. Da tutte e due le parti. L'anima sta un po' più giù. L'anima va un po' più verso, diciamo, il Salento, però insomma, Genova però. Genova è città, per noi, certo. A maggior ragione, città nel cuore, più che mai. E, l'attore, perché? Bella domanda. Allora, premesso che per me è sempre stata una bella passione, ma non avevo mai pensato nella vita di farlo realmente. E quindi mi sono iscritto all'università, a Scienze Politiche, che poi alla fine ho anche terminato, ma parallelamente mi ero iscritto anche a un corso di teatro. Ho portato avanti queste due cose insieme per molti anni. Al secondo anno arrivò il primo film che vediamo qui dietro, guardate un po', in questa gigantografia. Con Giancarlo Giannini. E Fabrizio Bentivoglio, questo fu il primo film che presi come un'esperienza meravigliosa, ma insomma io sono sempre stato un ragazzo al tempo, un uomo oggi coi piedi per terra, come dire, ok, ho fatto 2 anni di teatro, ho fatto un film, però il mio lavoro è l'università, io voglio concludere questo percorso, poi vedremo quel che sarà. Invece pian pianino sono arrivati altri film, è arrivato il secondo film che forse è tra i più importanti, che è Io ballo da sola, qui con Bertolucci, quindi anche lì dici inizio la mia carriera con Bertolucci, che succede adesso? Posso soltanto... È bello perché a questi tuoi piedi piantati per terra corrisponde subito un crescere... Sì, sì. Importante, e... Bertolucci, capito? Infatti non stavo nella pelle, ho detto vabbè, ok, non è vero. Io mi ricordo su quel set, ero circondato da mostri sacri, Jeremy Irons, Liv Tyler, Bernardo, Claire, la moglie, insomma...
Non ci credevo, invece è andata. Poi pian pianino sono arrivati altri lavori, tra un esame e l'altro, poi sono andata a fare un'altra scuola di teatro in Inghilterra, perché a quel punto mi sembrava doveroso formarmi. Io credo molto nella formazione, per qualsiasi mestiere non ci si improvvisa attori, a maggior ragione attori, già non ci si improvvisa avvocati o dentisti, figurati attori, che trovo uno dei mestieri più difficili al mondo. Quindi credo fortemente nello studio e nella formazione. Sono andato a studiare all'estero, sono tornato e a quel punto ho visto che avevo delle risposte, perché se non avessi avuto risposte non ti saresti esatto, lanciato. Avrei. Qui è Sandro Pertini in Un Anche Mondo lì. Nuovo. Ecco. Ecco, e poi nella foto successiva è il film su Don Pietro Pappagallo, sul prete delle Fosse Ardeatine, su quell'uomo che è stato trucidato per aver aiutato i suoi fedeli, i suoi parrocchiani, anche che quelli suoi parrocchiani non solo, ovviamente. Non solo. Qui interpretavo Gioachino Gesmondo, anche qui come sì. Pertini, due persone realmente esistite, quindi grande onore. Io quando ho la possibilità di fare dei lavori che parlano di storia, che è la mia grande passione, insieme a tante altre, insomma, insieme al teatro, per carità, e al cinema, ma essendomi formato con scienze politiche non ti nego. Certo, non certo. Nego è la doppia responsabilità, no? Perché tu sei esattamente quella persona. Esatto. Qui Gioachino Gesmondo era un amico di Don Pappagallo, sì. un partigiano anche lui, che aiutò tantissima gente insieme a Don Pappagallo a salvarsi dall'eccidio delle Fosse Ardeatine. Sì, aiutò, voce del verbo aiutare, verbo che Ignazio Oliva conosce benissimo, perché il nostro incontro è nato così, insomma, ho cercato di portarlo. I motivi c'erano tutti, e non sono chiaramente solo quelli che abbiamo raccontato, ma da Wim Wenders a un'attività che lui ha sempre svolto, tanto che suo figlio l'ha battezzato questo sacerdote, che ora vediamo, parliamo dell'associazione Amani for Africa. Eccoci qua. Chi è questo? Questo è un uomo immenso, che si chiama Padre Renato Chizzito Sesana. È un comboniano che ha creato dei centri di accoglienza per bambini di strada in Kenya e Zambia, e con l'appoggio della ONG di cui io faccio parte, continua ad aiutare. È lui che aiuta, non io. Hai detto aiutare, ma io non aiuto, io porto a conoscenza, che è una cosa diversa. È importante, Ignazio, aiutare anche questo. Perché guarda, nel momento in cui tu sei giù con questi ragazzi, ma anche se stai soltanto a chiacchierare con loro, capisci quanto è importante anche stare seduti e ascoltare. Quindi sì, è una ONG di cui vado molto fiero, a cui sono molto grato. Si occupa di sono progetti per bambini di strada, Kenya e Zambia. Prevalentemente si cerca di tirare via dalla strada questi ragazzi, questi Così bambini è. E sono centri di accoglienza dove peraltro si fa quello che farebbe qualsiasi genitore con i propri figli, cioè si tenta di dare degli strumenti per poi farli camminare con le loro gambe. Da quanto tempo segui Amani? Dal 2004, sono andato tante volte, ho girato svariati documentari giù, che più che altro per far conoscere chi siamo e per far conoscere quelle realtà. Ho portato spesso e volentieri i miei documentari nelle scuole, perché trovo che l'educazione dei giovani sia il target più importante, anche se in questo momento purtroppo le ONG sono viste o sono state pitturate o descritte molto male, di questo veramente provo una profonda vergogna, ma la verità è che le ONG fanno tanto, non solo altrove ma anche qua. Questa fotografia, eccolo. Ecco qua, ritrae l'attore con il suo divo personale. Esatto. Nel senso che Orlando, il figlio di Ignazio, che è una meraviglia, voglio dire, basta guardarlo, è stato battezzato da Padre Renato. Sì. Quindi tu hai voluto anche questo sì, legame. Sì, io mi ricordo quando al tempo si arrivava al punto di doverlo battezzare, ho detto no, fermi, la famiglia di sua mamma, mi ha detto no, per favore, dobbiamo battezzare. Ho detto ok, però aspettate un attimo, perché se c'è qualcuno che deve battezzare è Padre Chizzito, che appunto, quindi l'abbiamo aspettato un bel po' finché lui insomma tornasse dall'Africa a Roma, e a quel punto è stato battezzato da allora Chizzito. Amani for Africa, digitare, abbiamo fatto passare il sito, essere presenti. Dice un grande attore non aiuta, semplicemente dà testimonianza. Bene, questo fa Ignazio Oliva, che tra i tantissimi lavori è stato il San Francesco nel film dedicato a Papa Francesco, voluto e chiamato da Wim
Wenders. Ripetiamo e chiudiamo con questa immagine meravigliosa, fatemelo dire, meravigliosa. Ignazio Oliva, grazie di essere stato qui. Grazie a voi. Grazie infinite. Da questa immagine Francesco d'Assisi vuole il presepe, crea e inventa il presepe. Guardate come è stato fatto il presepe in Piazza San Pietro. La Sen Nativity è il presepe di sabbia, che è un'idea che fu concepita a Jesolo 16 anni fa. Per noi è stata una soddisfazione enorme poterlo donare a Papa Francesco. Abbiamo fatto arrivare da Jesolo, dalla nostra località, 700 tonnellate di sabbia. Quindi 20 trasporti eccezionali, 20 camion che hanno attraversato l'Italia per arrivare fin qui. Il blocco è stato allestito e dopodiché ci sono voluti 14 giorni e le mani talentuose e abili di 3 artisti internazionali per arrivare a questo risultato. Il presepe per noi è uno strumento di solidarietà. In Thailandia esiste un orfanotrofio che si chiama Casa degli Angeli, che abbiamo costruito con la Caritas e con i ricavati del presepe di 2 anni. Questo presepe per noi ha 2 simboli. La sabbia è il simbolo della nostra città, noi siamo una località turistica, viviamo di turismo e quindi la sabbia è simbolo della nostra operosità, dell'operosità delle nostre famiglie e dei nostri operatori. Ma la sabbia della nostra spiaggia è anche uno strumento per poter fare arte, per poter trasmettere emozioni e per poter trasmettere messaggi importantissimi come il messaggio della pace che dà questa natività. L'emozione è difficile da descrivere. Certe volte non mi rendo neanche conto di aver realizzato una natività a Piazza San Pietro. Mi piace ogni tanto nascondermi tra la folla che viene a visitare e sentire un po' i commenti. Devo dire che la cosa che emoziona di più è vedere lo stupore nelle persone. Grazie, Laura Solare. Bentornati, bentornati a Laura Solare. Oggi abbiamo un grande regalo in studio. Monsignor Vincenzo Paglia, ben arrivato. Grazie. Presidente della Pontificia Accademia per la Vita e consigliere spirituale della comunità di Sant'Egidio. Parleremo poi della comunità di Sant'Egidio con tanta cura e con tanta attenzione. In realtà con Monsignor Paglia si parla sempre con tanta cura e attenzione di tutto. Oggi ci aiuta a commentare le intenzioni di preghiera di Papa Francesco per il mese di dicembre, promosso dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa. Prima di vedere il messaggio di Papa Francesco, quanto è importante questa rete? Già dire rete di preghiera, Monsignor Paglia, sì, dà l'idea della... Beh, è una sorta di grande santuario spirituale nel mondo. Gente dovunque dispersa è raccolta, in questo senso un cuor solo e un'anima sola, sì, anzi, è con una sola intenzione. E sappiamo che questo colpisce il cuore di Dio. Dio non può distrarsi. Monsignor Paglia, allora vediamo insieme la preghiera di Papa Francesco. Ascoltiamola, lo dico con, appunto, sottolineando la parola ascolto, con la massima attenzione. Si uno quiere compartir su fe con la palabra, tiene que escuchar mucho. Imitemos el estilo de Jesús, que se adaptaba a las personas que tenía ante él para acercarles el amor de Dios. Recemos para que las personas dedicadas
al servicio de la transmisión de la fe, encuentren un lenguaje adaptado al presente, en diálogo con la cultura, en diálogo con el corazón de las personas y sobre todo escuchando mucho. E soprattutto ascoltando sì. Molto. Monsignor Paglia. Sì, perché la fede è anzitutto ascolto. La fede non è un catechismo imparato a memoria. La fede è ascoltare Dio che parla e a noi la responsabilità, dopo esserci commossi, di far commuovere anche gli altri. In questo la fede è ascolto e poi testimonianza e dialogo. È un po' come ha fatto Gesù. E lui in paradiso, io non so che lingua si parla in paradiso, però certamente tra il padre e il figlio tra loro si intendevano. Quando Gesù è venuto sulla terra e ha dovuto parlare la lingua aramaica, se avesse parlato in latino, come si parlava a Roma, nessuno lo capiva. Gesù voleva toccare il cuore, la mente e il cuore. E è bellissima questa idea, è vero, sono cose, sa, Monsignor Paglia, qui spesso il credente non pensa, io le parlo per me, parlo in prima persona, non ci sarei mai arrivata per esempio a questa idea dell'aramaico e del latino, e la capacità quindi di adattarsi, Gesù si adattava, così dice il Papa, agli altri, e quindi questo adattarsi oggi, volendo applicare, perché a questo serve la preghiera del Papa, a renderla poi operativa per tutti noi. Cosa dobbiamo fare per adattarci all'altro? Quando il Papa dice di uscire, uscire vuol dire recarsi in diversi contesti e bisogna conoscere la lingua degli altri per poter comunicare il Vangelo di sempre. Lo diceva Giovanni XXIII, lo ha detto Paolo VI, lo ripete Giovanni Paolo II. Abbiamo una bellissima foto di Paolo VI, certo. E lo Papa Francesco stesso. Papa Montini. Montini che diceva dobbiamo dire il Vangelo di sempre nella lingua degli uomini del XX secolo. Oggi la nostra generazione deve dire il Vangelo di Gesù nella lingua del XXI secolo. E laddove noi siamo. Non possiamo ripetere formule astratte che non toccano il cuore. Che poi alla fine la fede non è conoscere le verità, la fede è innamorarsi di Gesù. E se uno si innamora di una persona, non ne smette mai di parlare a nessuno. È vero. Questa è la trasmissione della fede. Infatti, noi non è che dobbiamo convincere gli altri, dobbiamo farli innamorare. E ci vuole una grande arte, è l'arte di toccare il cuore. È l'arte di ascoltare che cosa capisce di più, che cosa lo tocca di più. Ecco, questa è l'arte di trasmettere. Non possiamo restare in chiesa con un linguaggio, pretesco, oppure con un linguaggio freddo. Soprattutto, io penso agli anziani stessi, ma penso anche al mondo giovanile, ai ragazzi, agli adolescenti. Si tratta di mettersi sulla loro lunghezza d'onda perché non solo capiscano, il linguaggio è importantissimo, ma è importante anche il modo con cui si dice, è importante la tensione che uno trasmette. Se siamo campane a vuoto, la gente lo capisce subito. Un cuore innamorato riesce a cogliere il cuore dell'altro e a mettergli questa scintilla d'amore che davvero fa cambiare la vita. Ma proprio guardi, sapendo che io non devo farlo perché ho il microfono vicino, ma è proprio bello quello che lei sta dicendo. Lo so che lei lo sa, ma intendo dire, sono parole che cambiano anche la nostra stessa quotidiana percezione. Ora, Monsignor Paglia, siamo a Natale, no? Sì. Siamo arrivati, stiamo arrivando. E ci sarà quella comunicazione che è sempre quella, perché la lieta novella è quella. Certo. Ma tutti gli anni
per fortuna o purtroppo, deve essere poi spiegata in un modo, me lo permetta, nuovo, nel senso che ogni anno dobbiamo applicare quella parola al mondo circostante, certo, alle cose che ci accadono intorno. Io per esempio, faccio un esempio, il presepe, sì, che bisogna fare, però sì, bisogna spiegarlo. Ha ragione. È importantissimo, perché se uno spiega il presepe dalla parte degli uomini, che cosa c'è? Arriva Gesù, lascia il paradiso, e a occhio in paradiso se sta bene. Lui lo lascia, viene qui. No, è il Padre Eterno, è il Figlio. Arriva, gli sbattiamo le porte in faccia. Non c'è posto per lui. Lui non è che fa come noi, ah, non mi volete, me ne torno. No, si ferma. Si ferma persino in una stalla, maleodorante, pur di starci assieme. Quanti oggi non sono accolti? Quanti sono scartati? Quanti piangono perché soli o non consolati? Se il presepe lo guardiamo dalla parte di Dio, noi ci rendiamo conto che davvero il Signore è impazzito d'amore per noi. Ma chi è che resterebbe come Lui è restato, dopo che gli diciamo di no? Chi è che per non metterci paura si fa bambino piccolo, che magari sa solo piangere e vuole un po' di carezze? Ecco, il Natale spiegato così è certo che commuove, è certo che come si fa a resistere? Lasciateci fare il presepe, ma spieghiamolo, sì, perché un amore così non si è mai visto da nessuna parte. Anche gli uomini più eccelsi hanno desiderato di raggiungere Dio. Qui è l'esatto contrario. È Dio che fa di tutto per raggiungerci, per dirci una cosa molto semplice. Io vi voglio bene, vi voglio aiutare. Fatelo pure tra voi. Monsignor Paglia, questo io lo dico perché sono... Sì, lei ci sta regalando qui all'Ora Solare una interpretazione, nel senso di lettura di quello dei presepi che stiamo già, sì, anzi che sono già approntati a casa. Guardate, piccoli o grandi che siano, piccolissimi o grandiosi, il senso è quello. Ma allora, e qui proprio lei alza la palla, io schiaccio, mi permetta questa affermazione. Ma il pranzo di Natale alla comunità di Sant'Egidio, come è nato? Quella meraviglia, ecco, come è nata? È nata una sera del dicembre dell'82, io ero parroco da un anno nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, e con gli amici di Sant'Egidio facevamo questa riflessione molto semplice. A Natale si dice, no, Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Poi noi ci chiediamo subito, e chi i tuoi non ce l'ha, che fa? Sta solo? Abbiamo aperto le porte della Basilica, una delle chiese più belle del mondo, lasciatemi questa partigianeria. No, questo va detto, una delle chiese più belle del mondo. Per un pranzo per le persone sole e abbandonate. Nacque così, una sorta di presepe alla rovescia. Assolutamente sì. Viene Gesù, gli prepariamo una stalla. Vengono i poveri, Gesù ci apre la basilica. Questa iniziativa, così piccola ma bella, oggi è praticata in diverse centinaia di chiese in tanti paesi del mondo e raccoglie più, l'anno scorso, di 150.000 poveri che il giorno di Natale si possono dire tra loro Buon Natale. E ciascuno di loro riceve un regalo personalizzato. Perché i poveri noi li conosciamo e li seguiamo, e non è che facciamo solo a Natale, e questi devono mangiare tutti i giorni, certo, devono essere aiutati, certo. Quel giorno però le chiese si aprono perché quel bambino li accoglie e dà loro un regalo. È un po' strano, questa volta il festeggiato non riceve regali, nessuno pensa a Gesù, ma Gesù chiede, pensatevi tra voi, regalatevi tra voi amore, affetto e amicizia.
E beh, così è davvero un buon Natale. È davvero un buon Natale, Monsignor Paglia, è davvero un buon Natale. E mi permetta di dire una cosa. Quando alla comunità di Sant'Egidio, che è sempre pronta ad accogliere, si portano abiti, sì, oggetti, cose che sono magari appartenute a persone care e che invece di rimanere lì a confermare l'assenza, diventano presenza. Assolutamente. Questo sì, l'ha creato Sant'Egidio. Ha creato moltissimo altro, ma ha creato anche questo. Con una piccola riflessione, perché l'aiuto in questo modo, come dire, fa cadere persino la barriera tra il cielo e la terra. Mm-mm. E siamo come tutti una famiglia. Sì. Nel cielo e sulla terra, attorno a quel bambino, attorno ai più poveri, attorno ai più deboli. Io devo dire con grande gioia che è cresciuto di molto il numero dei volontari che passano il giorno di Natale a servire i più poveri. Io lo ritengo una sorta di presepe contemporaneo, una famiglia strana. Chi sta bene è felice con chi sta male, ma quel giorno poi non è che si capisce chi stia meglio, perché è una sorta di mondo rovesciato, cioè stiamo tutti lieti, tutti felici. A me ricordo, è capitato una volta in uno di questi pranzi, che si ritrovarono dopo anni di lontananza un papà ed un figlio, ambedue barboni, che si rividero a Santa Maria in Trastevere, e fu una sorta di miracolo, di esplosione di gioia da parte di tutti. Raramente uno studio televisivo, credetemi, fa così silenzio. Io vorrei riuscire a trasferire nelle vostre case l'ascolto che c'è stato per Monsignor Vincenzo Paglia. Grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie a voi. Ora possiamo fare rumore. Grazie e buon Natale, Monsignor Paglia. Natale, grazie di essere stato con noi all'ora solare. Cartoline dall'Italia con i Borghi d'Italia. Un viaggio indietro nel tempo, curiosando nelle tradizioni dei borghi più belli d'Italia. Piccoli gioielli, custodi di quella bellezza dove ritrovare l'autenticità dei sapori, che sono parte integrante del nostro paese. Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 14:25. Perché i Borghi d'Italia vanno gustati non solo con gli occhi, ma anche con il cuore. Domani, sabato 22 dicembre alle 14:25, va in onda Borghi d'Italia, che ogni tanto diventa capoluoghi d'Italia, ma soprattutto va in onda lui. Egli, Mario Placidini, vieni con noi. Ciao. Hai messo la cravatta rosso Natale? Beh, è in tema. È in tema. Intanto auguri a tutti. Auguri a tutti, perché... E auguri a questo Globetrotter, perché voglio dire, il Placidini, permettetemi di chiamarlo così, è veramente l'uomo che sa inviare le cartoline, come si faceva una volta, e sa quindi farci viaggiare con quella maestria, capacità, poesia. È così, è questo che a dire il vero io faccio ben poco, nel senso che io arrivo sul territorio con la mia troupe, però in realtà la particolarità del programma è che ha raccontato dai protagonisti del territorio, quindi i veri protagonisti sono loro. Io così raccolgo le loro opinioni, e quindi però i protagonisti sono loro, come nel caso di Verona. Oh, perché? Parliamo di Verona. Va bene, adesso è giusto che un vero professionista dica anche questo. Cioè, io arrivo, ascolto, appunto, e colgo il racconto. Tra l'altro, bravissima tutta la squadra di Borghi d'Italia. Verona è il tuo regalo di Natale per tutti noi? Sì, perché dalla scorsa stagione, come giustamente hai detto prima, Borghi d'Italia è diventato anche capoluoghi. Quindi di tanto in tanto, e noi andiamo al di là della Verona di Giulietta e Romeo, perché arrivano tanti milioni di persone a Verona per Giulietta e Romeo, però noi presentiamo un itinerario poco conosciuto, perché fin dall'antichità Verona era conosciuta come la piccola Gerusalemme, e c'è proprio un itinerario, la Verona Minor Jerusalem. Adesso
Ci sono questi volontari nel progetto, negli ultimi tempi hanno partecipato a questo progetto 1150 volontari, mm-hmm, che accompagnano il pellegrino, il visitatore, nelle chiese della Verona Minor, perché lì per esempio si inizia dalla chiesa di San Ora, però, Elena. Scusate un attimo, se Placidini non si ferma e mi racconta tutta Verona qua, e poi io domani cosa vedo? Fermo lì, venite tutti per un saluto. 14:25, sabato 22 dicembre, Borghi d'Italia, in questo caso capoluoghi d'Italia. Mario Placidini, grazie. E no, ti ho dovuto interrompere, perché sennò saremmo andati troppo... Sono tante altre le curiosità. Molto bene, domani in onda su TV 2000 e quindi, come dire, da parte nostra un grande abbraccio. L'ora solare torna lunedì. Grazie a tutti. Auguri a tutti. Grazie, grazie.